Un'altra bella edizione del Presepe Vivente qui in Frazione Pasquale. Sempre bella e sempre con molta gente che partecipa, è una soddisfazione personale e ringrazio anche Francesca che lei mi dà sempre una mano e insieme riusciamo a fare delle belle cose per la frazione di Pasquaro. Una soddisfazione ma anche un grande impegno. Impegno, abbiamo lavorato da domenica pomeriggio fino a stamattina, tutti i pomeriggi, 2 ore, 3 ore così, però alla fine il risultato si vede. Per non parlare però anche dell'impegno precedente, perché questa settimana c'è stato praticamente l'ultimo lavoro fatto, quello della realizzazione, però studiare il progetto, pensare cosa fare, i permessi e tutto. In poche parole io, a dire la verità, ho già iniziato da novembre in chiesa, che ho fatto il presepio, che mi hanno dato una mano e ringrazio tutti coloro che mi hanno dato una mano per fare il presepio, tutti coloro che hanno dato una mano a fare il presepio vivente qui. E io e Francesca abbiamo anche fatto il presepio a Rivarolo, a Gigante, all'ingresso, che molta gente è rimasta anche contenta del presepio che abbiamo fatto. In poche parole speriamo che il prossimo anno di avere un po' di salute, di poter di nuovo rifare e migliorarci sempre di più. Quest'anno cambio di location per il presepio vivente. Location, sì, cambio di location perché abbiamo pensato di farlo qua nella sede della scuola dell'infanzia Antonia Maria Verna di Pasquaro, ma soprattutto perché poi in occasione dell'evento del 16 al Gigante avevamo bisogno di avere dei punti abbastanza definitivi e precisi per studiare bene nei minimi particolari quello che era poi da riproporre al meglio all'Urban Center. Direi che la location ha reso sicuramente meglio l'idea di quello che era un villaggio così contadino, ed è sempre un piacere, insomma, c'è tanto studio, c'è tanto ragionamento, però c'è tanta soddisfazione. Poi vedere la felicità negli occhi dei bambini credo che sia quello che ci ripaga di tutto il lavoro, per cui non, la fatica non si sente più, si sente solo una grande felicità. Quest'anno quindi doppio lavoro, doppio appuntamento col presepe vivente? Sì, abbiamo avuto, insomma, iniziato questa collaborazione con il Gigante, con l'Urban Center, e siamo stati coinvolti in tante piccole manifestazioni per poi arrivare al clou del presepe vivente. Avevano sentito che noi eravamo così audaci da proporre un presepe vivente con poche risorse e ci hanno invitato e noi molto volentieri abbiamo accettato. Sarà una sfida anche per noi, per la logistica, smonta e rimonta in poco tempo, però siamo sicuri e certi di fare e di fare bene, soprattutto perché abbiamo tante persone che ci aiutano, tante persone che collaborano, che offrono il loro tempo, i loro oggetti, le loro cose, i loro ricordi per rendere più bello il presepe vivente di Pasquaro. Quindi la fatica e l'impegno è veramente ben ripagato. Colgo l'occasione di fargli gli auguri a Francesca per il suo compleanno, per i suoi 22 anni. Per i suoi 20... No, per il suo compleanno, e penso che sia molto contenta di averlo fatto in questa occasione, in mezzo a tutti i suoi bambini che ogni giorno lei con le suore le tratta come dei figli, via, anche meglio tante volte.